Allora, buonasera, ci rivediamo grazie a Doppler, a cui devo particolare gratitudine per questa occasione che ci dà di formazione e o aggiornamento. Tanti sono i corsi che trovate online, veramente che vanno a coprire tutte le materie di interesse per la nostra categoria, quindi vi consiglio di dargli un'occhiata e di iscrivervi a quelli che si terranno in futuro. Dicevo, grazie a Doppler ci ritroviamo, immaginate perché, io ormai sono, potrei etichettarmi come uomo Covid, ci rivediamo perché è stato emesso un nuovo provvedimento in materia di Covid e precisamente è entrato in vigore il 23 aprile, cioè ieri, il decreto legge 52 che regolamenta lo stato di emergenza e la ripresa delle attività a partire dal 26 aprile prossimo. Scusate. Allora, la prima cosa che prevede il decreto è la proroga delle misure che sono state già previste dal DPCM del 2 marzo. Quindi fino al 31 di luglio, a partire dal 26 aprile, continueranno ad essere applicate le misure previste dal DPCM del 2 marzo con le eventuali modifiche apportate dal decreto legge 52. In merito, è stata anche emanata una circolare del Ministero dell'Interno oggi che ha numero di protocollo 15.350 per chi volesse andarsela a cercare su internet, insomma, per averne la versione completa. Allora, veniamo subito al decreto. Resta confermata tutta la prima parte del DPCM, quindi l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine o dell'avere al seguito o l'utilizzo, le esenzioni, le distanze, tutta questa parte è stata confermata. Mentre viene, diciamo, abrogato. Viene eliminata, stabilita, ecco, diciamo così meglio, la cessazione di quel meccanismo per cui era stato disposto che tutte le regioni che erano in zona gialla comunque subissero le restrizioni previste per legge dalla zona arancione. Quindi anche le regioni che avevano un livello di diffusione del contagio che avrebbe permesso di essere gialle erano state stabilite per legge come soggette alle prescrizioni delle zone arancioni. Ecco, questo da lunedì 26 viene a cessare. Quindi da lunedì avremo una buona parte d'Italia in giallo. Rimangono in arancione, direi, la Valle d'Aosta, la Puglia, credo, la Calabria, non ricordo la Campania, quindi non, insomma, mi astengo, mentre l'unica regione rossa rimane la Sardegna. Questo comporta già una novità, o almeno sì, qualcosa a cui non eravamo abituati non, sì, da tempo, ovvero che saranno possibili gli spostamenti tra regioni dello stesso colore o di colore diverso, ma in questo caso solo bianco. Quindi ci si potrà spostare liberamente tra regioni di colore giallo o bianco, senza motivazione, spostamenti liberi. Viene comunque invece confermato il divieto di entrata e di uscita da territori che siano collocati in zone arancione o rossa. Ma anche qui c'è una novità, nel senso che si potrà comunque entrare in queste zone, in queste regioni, oltre che per i soliti motivi che ormai conosciamo, diciamo i soliti tre: lavoro, stato di necessità, salute, oltre al rientro, alla propria residenza, domicilio e abitazione, ok? Oltre a questi sarà data la possibilità di ingresso e uscita da queste regioni anche a chi sarà munito delle cosiddette certificazioni verdi. Sono delle certificazioni che attestano lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione o lo stato di negatività a seguito di test molecolare o antigenico rapido.
Le certificazioni valgono 6 mesi o, nel caso ovviamente dei test rapidi, 48 ore. Le specifiche tecniche delle certificazioni le trovate nella tabella allegata al decreto, quindi a chi interessasse poi andatelo ad approfondire, anche perché saranno utili in fase di controllo, verificare soprattutto che non siano, diciamo così, contraffatte, e vedremo che è prevista e introdotta una sanzione nuova rispetto a quella a cui siamo stati abituati sino ad ora, ma ne parleremo alla fine. Altra questione, anzi, andiamo avanti. Dal 26 aprile al 15 giugno, in zona gialla, ma anche in zona arancione, soltanto in questo caso limitata però all'ambito comunale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata. A questo eravamo già abituati, no? Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata. Però che cosa cambia? Che raddoppiano le persone che possono spostarsi, quindi passano da 2 a 4. Ovviamente sempre rispettando i limiti orari degli spostamenti, okay? Quindi 5-22. Inoltre non vengono più conteggiati i minorenni. Ricordate che prima erano 2 persone oltre ai minori di 14 anni, adesso sono 4 persone oltre ai minorenni. Ovviamente minorenni rispetto ai quali le persone che si spostano esercitano la responsabilità genitoriale. Ovviamente ancora rimangono fuori dal conteggio i disabili e le persone non autosufficienti conviventi. Però davvero, il cambiamento è da 2 a 4 e da 14 a 18. Questo spostamento rimane invece vietato nelle regioni rosse. Quindi nella regione rossa non è data questa possibilità. Rimangono poi invariate una serie di articoli, fino al 7, diciamo. Il 7 era l'articolo che trattava della zona bianca, e quindi questo decreto specifica che appunto ci si può muovere, come ho detto prima, tra zone bianche e zone gialle. Sempre ricordiamo però il limite orario: dalle 5 alle 22 spostamenti liberi, dalle 22 alle 5 solo quelli per le solite ragioni che ormai conosciamo a memoria, quindi non stiamo a ripeterle. Rimangono immutate un'altra serie di articoli, non so, il 10, le manifestazioni pubbliche, che restano solo statiche con distanziamento e rispetto delle prescrizioni della questura. Non so, quella sui luoghi di culto, ovviamente, quella sui convegni, le cerimonie religiose, le riunioni, poi vedremo dopo qualcosa sulla convegnistica, musei, istituti, luoghi della cultura. Viene invece modificato l'articolo 15, perché sempre a decorrere dal 26 aprile, in zona gialla, saranno possibili spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, live club e o altri locali o spazi anche all'aperto. Saranno possibili degli spettacoli, ma a queste condizioni: con posti a sedere preassegnati, con ovviamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia valida questa prescrizione per gli spettatori che non siano congiunti tra loro, conviventi, scusate, non congiunti, sia per quanto riguarda il personale. La capienza non può superare il 50% di quella massima autorizzata, e comunque c'è un limite che è di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e 500 per quelli in luoghi chiusi per ogni singola sala. Ovviamente il riferimento è per esempio ai cinema multisala. Okay?
Come è ovvio e come ripeterò ogni tanto, ma insomma tenetelo a mente, queste attività, come tutte le altre, appunto, devono svolgersi nel rispetto delle linee guida che sono state adottate in base al decreto legge, adesso non ricordo il numero, ma insomma, alle solite linee guida, diciamo, che in alcuni casi verranno eventualmente aggiornate, ma insomma, sempre linee guida ci saranno e quelle vanno rispettate. Restano invece sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni che abbiamo visto adesso, oppure e comunque restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, in discoteche e in locali assimilati. Quindi no attività nelle sale da ballo, nelle discoteche e locali simili. I centri culturali, sociali e ricreativi rimangono sospesi, i circoli, chiamiamolo così, o meglio, i centri sociali e ricreativi appartenenti al terzo settore è invece ammessa alla somministrazione, ma come vedremo, la somministrazione solo all'aperto. Con l'ulteriore problema che se è un circolo all'aperto la somministrazione normalmente non è consentito farla. Poi ci sono state delle sentenze del TARS che ci fanno dire che nel caso in cui ci siano delle aree all'aperto, quindi tenderei a escludere su area pubblica, all'aperto, in cui sia possibile una netta separazione e siano rese, diciamo, inaccessibili ai non soci, ecco, in questo caso potrebbe essere comunque possibile la somministrazione. È consentito a partire dal 15 di giugno, sempre in zona gialla ovviamente, lo svolgimento in presenza delle fiere, sempre nel rispetto di protocolli e nelle linee guida. Con la possibilità di svolgere anche in data anteriore, ovviamente, le attività preparatorie che non prevedono flusso di pubblico. Evidentemente, okay? Cioè, se una fiera inizia il 15 di giugno, è chiaro che va preparata prima, no? Quindi si potrà accedere non col pubblico per, diciamo, prepararla. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a questo tipo di alle fiere è consentito, ma fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Quindi ovviamente ci saranno delle limitazioni a seconda di dove uno provenga. Immagino dalle notizie che ho sentito oggi che a breve potrebbero esserci, per esempio, delle restrizioni per quanto riguarda l'India, vista l'ultima variante di cui si sta parlando. Dal 1° luglio, sempre in zona gialla, sono consentiti convegni e congressi, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida. Veniamo all'articolo, dovrebbe essere 17, ma poi ci andate a vedere nel caso mi sbagliassi, che con i numeri sono negato. È confermato nella parte in cui si parla dell'attività sportiva o dell'attività motoria all'aperto, mentre ci sono delle modifiche nel senso che dal 15 di maggio, sempre in zona gialla, saranno consentite le attività delle piscine all'aperto, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida. E dal 1° di giugno consentite le attività di palestra, quindi finalmente per tutti gli sportivi, dal 15 maggio le piscine, dal 1° di giugno le palestre. Dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Rimane quindi comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non venga diversamente stabilito dalle famose ormai linee guida, quindi bisognerà fare riferimento alle varie linee guida che verranno o confermate o aggiornate e quelle saranno il riferimento per stabilire se si può utilizzare o meno lo spogliatoio. Dal
Dal primo di luglio saranno consentite anche le attività dei centri termali, mentre resta, ma questo diciamo si sapeva già, confermata la legittimità dell'attività dei centri termali che sono adibiti a presidio sanitario, limitatamente alle solite prestazioni che rientrano nei limiti essenziali di assistenza per le attività riabilitative e terapeutiche, come eravamo già abituati, insomma. Dal primo di giugno le disposizioni che abbiamo visto per gli spettacoli, quindi posti preassegnati, distanze e numero di persone ammesse, si applicherà anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con i provvedimenti adottati dal CONI e dal CIP e che riguardano sia gli sport individuali che quelli di squadra, organizzati ovviamente dalle rispettive, rispettive federazioni. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima autorizzata, sempre con il limite di 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso, come abbiamo visto prima, appunto. Quando non sia possibile assicurare il rispetto di queste condizioni, le attività, gli eventi e le competizioni sportive si dovranno svolgere in assenza di pubblico, quindi senza la presenza di pubblico. Okay? Quindi gli eventi sportivi in locali e all'aperto solo coi posti a sedere preassegnati, ovviamente sempre nel rispetto della distanza interpersonale, capienza al 25% e non al 50% come le teatri e cinema, ma con il limite comunque di spettatori uguale, 500 al chiuso e 1000 all'aperto. Restano sospese le sale giochi, le sale scommesse, i bingo, i casinò e l'uso dei giochi leciti. Dal 1 luglio invece è consentito, parliamo sempre di zona gialla, ogni tanto lo ripeto perché insomma, è consentita la riapertura dei parchi tematici e dei parchi di divertimento. Poi c'è tutta la parte diciamo, relativa alle attività commerciali che non viene di fatto modificata. Quindi per quanto riguarda le attività commerciali nulla cambia, anzi viene confermata, nonostante se ne fosse molto discusso, lo avrete sentito dai mezzi di comunicazione, viene confermata la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, salva la vendita delle merceologie ormai che conosciamo, che sono ammesse alla vendita come ormai veramente da consuetudine. La parte che interessa molto a livello di controlli a noi la andiamo a vedere adesso, perché l'articolo 27 del TPCM è stato modificato significativamente dall'articolo 4 del DL. E prevede questo: dal 26 d'aprile, quindi da lunedì, sempre in zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, quindi qualsiasi tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, potrà effettuare l'attività con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, quindi nell'arco della giornata che va dalle 5 alle 22. Quindi consumazione al tavolo solo all'aperto. Consumazione al tavolo non vuol dire necessariamente servizio al tavolo, vuol dire che io posso entrare nell'attività, posso prendermi il caffè, il cappuccino, il cornetto, come si dice a Roma, o la brioche, o a Parma si direbbe il cannoncino,
e me lo posso portare al tavolo, ma al tavolo devo consumare. Ok? Prima delle 18, quindi dalle 5 alle 18, si può consumare anche su area pubblica o aperta al pubblico, ma non al banco, perché il divieto di consumazione su area pubblica parte dalle 18. Quindi diciamo che dopo le 18, per evitare il fenomeno della movida, è possibile consumare solo al tavolo. A questo punto interviene la precisazione della circolare del Ministero che dice che visto che permangono in vigore le disposizioni del DPCM non espressamente derogate dal decreto legge, rimane confermata la possibilità della presenza di quattro persone al massimo a tavolo, salvo che siano tutte conviventi. E rimane confermata, e questa sinceramente è la cosa che mi lascia più perplesso, perché il testo di legge, secondo me, dice tutt'altro, ma diciamo così, l'interpretazione del Ministero, che ribadisco, io non condivido, ma che invito assolutamente a rispettare, anche perché lo spirito con cui è stata emanata è comprensibile e condivisibile, prevede che alle 18 debba terminare l'attività di asporto per quelle attività che hanno il codice, che vengono identificate, che hanno come attività prevalente quella identificata dal codice Ateco 56.3, cioè i bar e gli altri esercizi simili senza cucina. Quindi bar e altri esercizi simili senza cucina, codice Ateco 56.3, alle 18 devono interrompere l'asporto. Va, mi sembra un po', cioè, da una parte, davvero leggendo il testo di legge, secondo me è una cosa insostenibile. Dall'altra capisco la logica perché si vuole evitare il formarsi degli assembramenti e questo insomma, è assolutamente condivisibile. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti che siano lì alloggiati. Ah, dimenticavo di dire, rimane in vigore, diciamo, il divieto di consumazione nelle adiacenze dell'attività. Quindi sì alla consumazione su area pubblica, non nelle adiacenze. Quindi mi compro il gelato e me lo vado a mangiare, magari passeggiando, ma non mi trattengo nelle adiacenze della gelateria. Ok. Dal 1º di giugno, mese fantastico, le attività dei servizi di ristorazione, ancora una volta svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, quindi dal 1º di giugno anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18. Quindi dalle 5 alle 18 consumo al tavolo, all'interno, non al bancone. All'esterno dalle 5 alle 22. Si pone il problema, alle 22 io posso essere ancora lì a cenare o devo essere a casa? È un bel quesito. Dato che viene sempre confermata normalmente, anche se magari non è sempre ripetuta, però spesso comunque viene ribadito, fatto salvo il rispetto degli orari per gli spostamenti, io credo che sia opportuno
essere in casa per le 22. Ok? A scanso di, insomma, a scanso di rischi e di equivoci. È chiaro che per gli addetti alla ristorazione che alle 22 chiudono, è evidente che è data la possibilità di rientrare più tardi perché, per motivi di lavoro, no? Perché devono poi fare le pulizie, chiudere il locale, quindi loro sicuramente sono autorizzati a rientrare dopo le 22. Perché il rischio qual è? Che io vado a mangiare, potendolo fare, perché gli spostamenti sono permessi, ok? Dagli amici di Rimini o dagli amici di Modena, che non vedo l'ora di vedere, non è che poi, okay, alle 22 dico, vabbè, adesso devo tornarmene a casa e parto dalle 22 da Rimini per arrivare a Parma a mezzanotte e mezzo. Ok, bene. Quindi, fatta questa precisazione che secondo me è opportuna, veniamo alle mense. Continuano ad essere autorizzate a svolgere l'attività come facevano prima. Quindi le mense rimangono consentite anche al chiuso, sia a pranzo che a cena, ovviamente in base alle convenzioni e agli elenchi dei beneficiari, come abbiamo già visto essere stato precisato. Sono consentiti i servizi alla persona, i servizi finanziari, quelli bancari, quelli assicurativi, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, come già sapevamo. Veniamo alle sanzioni. La violazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del famoso decreto legge 14, sì, scusa, 19 del 2020. Qui intelligentemente, secondo me, viene richiamato anche, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2,2 bis del decreto legge 33 del 2020. Quindi l'apparato sanzionatorio è lo stesso, con un'aggiunta però, e ve la leggo proprio perché è bene essere precisi. Alle condotte previste dagli articoli 476, 77, 79, 80, 81, 82 e 89 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491 bis, sempre del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui vi ho parlato prima, quindi quella sull'avvenuta vaccinazione, guarigione o test molecolari, si applicano le pene stabilite nei detti articoli. Quindi vi andate a vedere quegli articoli come sono puniti nel caso in cui ci siano quindi delle contraffazioni di o la produzione di atti falsi dei certificati che appunto dichiarino l'avvenuta, per esempio, guarigione o l'avvenuta vaccinazione. Ecco, le sanzioni sono quelle previste da questi articoli del codice penale. Io con questo ho concluso. Auguro una buona serata a tutti, una buona domenica, un buon 25 aprile. Permettetemi anche due fatti personali di fare gli auguri a tutti, a tutte quelle che si chiamano Franca, come mia mamma, domani è Santa Franca, di fare gli auguri a tutti gli amici che si chiamano Marco, in particolare a un amico e collega di Rimini, persona straordinaria, che si chiama Marco, e a tutti i colleghi ed amici di Modena, che davvero spero di rivedere quanto prima. Beh, a cena sarà difficile visto l'orario, ma insomma, almeno un pranzo si potrebbe organizzare. Ancora buona domenica a tutti.